Benvenuti su Whispers of Wisdom, il vostro canale dedicato alla crescita spirituale e alla scoperta dei misteri dell'anima. Se volete continuare a esplorare questi temi profondi e motivanti, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessun nuovo video e lasciate un like per sostenere il nostro lavoro. Oggi parleremo dei segnali che la nostra psiche utilizza per connetterci con chi ci sta a cuore. Prepariamoci a un viaggio attraverso il linguaggio invisibile dell'anima, dove scopriremo come i pensieri e le emozioni si intrecciano in una danza mistica. Nel profondo oceano dell'inconscio, fluttuano correnti invisibili di energia psichica che collegano anime e cuori. A volte, queste correnti si intensificano, creando segnali che ci sussurrano che qualcuno ci sta pensando. Immagina di essere immerso in un vasto abisso, dove ogni pensiero, ogni emozione, è un'onda che si propaga attraverso le acque oscure della nostra psiche. Queste onde non sono solo fenomeni casuali, ma manifestazioni di una connessione più profonda, un filo invisibile che ci lega l'uno all'altro in modi che spesso sfuggono alla nostra comprensione razionale. L'energia psichica che ci circonda e ci penetra è un tessuto vibrante di vibrazioni sottili, un campo di forze che si intrecciano e si muovono come correnti sottomarine. Ogni pensiero che emettiamo, ogni emozione che proviamo, è un'onda che si propaga in questo mare invisibile, raggiungendo coloro con cui siamo legati da vincoli invisibili. Quando pensiamo intensamente a qualcuno, stiamo, in realtà, inviando un segnale attraverso questo vasto oceano psichico, un segnale che può essere percepito dall'altra persona come un eco sottile, una sensazione di presenza o un improvviso pensiero di te. Queste connessioni non sono limitate dal tempo o dallo spazio. Il pensiero e l'emozione hanno una natura che trascende le limitazioni fisiche, viaggiando a velocità che sfidano la comprensione umana. Questo fenomeno può spiegare perché, a volte, ci sentiamo improvvisamente connessi a qualcuno che si trova a migliaia di chilometri di distanza, o perché percepiamo la presenza di una persona cara anche quando non è fisicamente vicina. È come se l'energia psichica si spostasse su un piano differente. Un piano in cui la distanza non esiste e il tempo è solo un'illusione. Per comprendere veramente la natura di queste connessioni, dobbiamo avventurarci nelle profondità della nostra coscienza, esplorare gli angoli nascosti della nostra mente dove risiedono i misteri dell'anima. È un viaggio che richiede coraggio e introspezione, un viaggio che ci porta a confrontarci con le parti più oscure di noi stessi e a scoprire la luce che si nasconde nell'ombra. Solo allora possiamo capire come i nostri pensieri e le nostre emozioni creano legami che trascendono l'ordinario, legami che ci uniscono in un grande tessuto di coscienza collettiva. Quando senti che qualcuno ti sta pensando, non è solo una coincidenza. È il risultato di una danza complessa tra due anime, una danza che avviene nel regno dell'invisibile. Questo può manifestarsi in molti modi: un improvviso pensiero di quella persona, un sogno vivido, una sensazione di calore nel cuore. Questi segnali sono come messaggi sussurrati dal profondo, un promemoria che, nonostante la separazione fisica, siamo sempre connessi a livello spirituale. Ma cosa significa realmente quando qualcuno ti sta pensando? Significa che le onde della loro energia psichica hanno raggiunto te, che un pezzo della loro essenza è giunto fino a te. È un atto di comunicazione non verbale, un linguaggio dell'anima che parla attraverso simboli e sensazioni. Questo può essere particolarmente potente quando c'è un forte legame emotivo tra due persone, come l'amore, l'amicizia o persino un legame karmico che si estende oltre le vite. Riconoscere e accogliere questi segnali richiede una sensibilità acuta e una mente aperta. Significa essere disposti a esplorare i confini della nostra coscienza, a percepire l'invisibile e ad ascoltare la voce silenziosa del nostro intuito. In questo stato di consapevolezza ampliata, possiamo iniziare a decifrare i messaggi nascosti nei nostri sentimenti e a capire il significato più profondo delle nostre connessioni psichiche. Questa consapevolezza può trasformare la nostra percezione della realtà, portandoci a vedere oltre il velo dell'apparenza e a scoprire un mondo ricco di significati nascosti. Un mondo dove ogni pensiero e ogni emozione ha un impatto, dove le nostre connessioni non sono mai veramente spezzate e dove l'amore e l'empatia sono le forze che tessono la trama dell'esistenza. Nel profondo dell'inconscio, quindi, esiste una rete di connessioni che ci unisce tutti. Comprendere e accettare questa rete può portarci a una vita di maggiore comprensione e consapevolezza,
una vita in cui riconosciamo e onoriamo i legami che ci uniscono, anche quando sembrano invisibili. Questo è il potere della psicologia spirituale, rivelare la profondità delle nostre connessioni e aiutarci a navigare nel vasto oceano dell'energia psichica con saggezza e compassione. Oggi, intraprendiamo un viaggio alla scoperta di questi quattro sussurri psichici, segnali che rivelano quando un pensiero speciale aleggia su di noi. Preparati ad immergerti in un mondo di connessioni invisibili, dove la psiche e lo spirito si intrecciano in una danza mistica. 1. Il calore inaspettato. Avverti, come un raggio di sole che squarcia le nuvole, un improvviso calore che avvolge il tuo viso o il tuo corpo. Non è un caldo fisico, ma un tepore che nasce dall'interno, come se un abbraccio invisibile ti stringesse. Questo è il bacio delicato del pensiero di qualcuno che ti sta a cuore, un raggio di luce che attraversa le distanze per scaldare la tua anima. È un segnale sottile, una carezza dell'invisibile che ti ricorda che, in questo vasto universo, non sei mai veramente solo. Nel mondo oscuro e misterioso dell'inconscio, queste esperienze sono come piccoli fari che illuminano il cammino. Il calore inaspettato che provi è un segnale, un richiamo dall'altra parte del velo, un messaggio che trascende le parole e i suoni. È una comunicazione profonda, un linguaggio silenzioso che solo il cuore può comprendere. Questo calore è un ponte tra le anime, un filo d'oro che collega le tue emozioni con quelle di un'altra persona. Quando avverti questo calore, fermati un momento e rifletti. Chi potrebbe essere la fonte di questo pensiero? Chi ti sta inviando questa energia d'amore e attenzione? Lascia che la tua mente vaghi attraverso i volti delle persone che ami, degli amici e dei familiari. Sentirai una connessione, una risonanza con qualcuno in particolare. Questo è il momento in cui le barriere dell'ego si dissolvono e la pura essenza della connessione spirituale emerge. L'energia che percepisci è più di un semplice pensiero. È un frammento dell'anima dell'altra persona, un frammento che ha attraversato il tempo e lo spazio per raggiungerti. Questo è il potere delle emozioni umane, un potere che spesso sottovalutiamo nel nostro mondo moderno e frenetico. Siamo costantemente bombardati da stimoli esterni, ma è nel silenzio e nella quiete che possiamo percepire queste connessioni sottili. Il calore che senti è anche un invito a rispondere. Non devi necessariamente fare qualcosa di tangibile, ma semplicemente riconoscere e accettare questa connessione. Puoi chiudere gli occhi e inviare un pensiero di gratitudine o amore a quella persona. Immagina il tuo pensiero come un raggio di luce che viaggia attraverso l'oscurità, raggiungendo l'anima di chi ti ha inviato il calore. Questo scambio di energie crea un ciclo di amore e supporto, un circolo virtuoso che rafforza il legame tra voi. Questo calore può essere un richiamo a prendersi cura di sé. È un promemoria dell'importanza di mantenere il proprio equilibrio energetico. Quando senti questo calore, prendi un momento per te stesso. Respira profondamente, medita, riconnettiti con la tua essenza. Questo non solo ti aiuterà a gestire meglio le tue emozioni, ma ti renderà anche più ricettivo alle energie positive che ti circondano. Le esperienze di connessione spirituale come questa sono porte verso una comprensione più profonda della nostra esistenza. Ci mostrano che, al di là delle apparenze, siamo tutti parte di un'unica rete di coscienza. Ogni pensiero, ogni emozione ha un impatto e può creare onde che si propagano attraverso l'oceano dell'inconscio collettivo. Siamo tutti tessitori di questo grande arazzo di vita, e ogni filo che aggiungiamo contribuisce a creare un disegno più ricco e complesso. Quindi, la prossima volta che sentirai quel calore inaspettato, accoglilo con gratitudine. È un dono, un segno che sei amato e ricordato. È una manifestazione tangibile di un legame spirituale che va oltre la materia. In questi momenti, ricorda che sei parte di qualcosa di più grande, un'energia universale che ci unisce tutti. E in questa consapevolezza, trova la forza e la motivazione per andare avanti, sapendo che non sei mai veramente solo nel tuo cammino. 2. Il sorriso involuto. Un sorriso spontaneo si disegna sulle tue labbra, senza un motivo preciso. È come se un ricordo felice o un pensiero gioioso ti sfiorasse la mente, evocando una sensazione di benessere e di pace. In quel sorriso involontario si nasconde l'eco del pensiero di qualcuno che ti vuole bene, un riflesso della luce che illumina il suo cuore mentre ti immagina.
Questo sorriso non è semplicemente un riflesso meccanico, ma una manifestazione profonda di una connessione spirituale che si estende oltre il visibile. Immagina il tuo sorriso come un fiore che sboccia in un giardino nascosto, nutrito dalle acque sottili delle emozioni condivise. È il segno tangibile di un legame invisibile che si intreccia con il tessuto della tua anima. Quando un sorriso emerge dal nulla, è come se una mano gentile avesse accarezzato il tuo spirito, portando con sé un messaggio di amore e di vicinanza. Questo è il potere del pensiero di chi ti ama, un potere che può attraversare le barriere del tempo e dello spazio per raggiungerti e farti sentire accolto. Il sorriso involontario è una finestra aperta sull'inconscio, un ponte che collega il mondo interiore con quello esterno. È un'esperienza che ci ricorda quanto siamo interconnessi, quanto le nostre emozioni e i nostri pensieri possano influenzare e arricchire la vita degli altri. Questo sorriso può essere visto come una forma di telepatia emotiva, un canale attraverso il quale le emozioni più pure e autentiche possono viaggiare e manifestarsi. Quando senti questo sorriso nascere, prendi un momento per riflettere. Chi potrebbe essere la fonte di questa gioia improvvisa? Chi, nella tua vita, potrebbe pensarti con tale affetto da inviare un'onda di positività che risuona nel tuo cuore? Lascia che la tua mente esplori queste possibilità, lasciando che il calore di quel sorriso si diffonda in tutto il tuo essere. È un'opportunità per riconoscere e apprezzare le persone che ti circondano, per sentire la forza dei legami che hai costruito e per alimentare quei legami con gratitudine e amore. Questo sorriso involontario è anche un richiamo alla tua essenza autentica. È un segno che, al di là delle sfide quotidiane, c'è una parte di te che rimane sempre connessa alla gioia e alla serenità. È un invito a esplorare queste sensazioni, a permettere loro di guidarti verso una maggiore consapevolezza di te stesso e delle tue relazioni. In questo stato di apertura, puoi scoprire nuove profondità nel tuo essere, nuove fonti di forza e di ispirazione. Ricorda che ogni sorriso spontaneo è un dono, un frammento di luce che illumina il tuo cammino. È un promemoria che, anche nei momenti di solitudine o di difficoltà, c'è una rete invisibile di affetto che ti sostiene. Questa rete è fatta di pensieri, di emozioni e di connessioni spirituali che trascendono le limitazioni fisiche. E in questa rete, troviamo il senso più profondo della nostra esistenza, un senso che ci motiva e ci ispira a vivere con maggiore pienezza e consapevolezza. Il sorriso involontario, quindi, non è solo un atto isolato, ma un simbolo di qualcosa di molto più grande. È la testimonianza di un amore che va oltre il visibile, un amore che può raggiungerci nei momenti più inaspettati e trasformare la nostra realtà. Accogli questo sorriso come un segno della tua connessione con l'universo, come un invito a esplorare le profondità del tuo essere e a riconoscere la bellezza delle relazioni che arricchiscono la tua vita. Il sorriso involontario è una porta aperta verso una comprensione più profonda di te stesso e delle tue connessioni spirituali. È un riflesso della luce che brilla nel cuore di chi ti ama, un segno tangibile della loro presenza nella tua vita. Accogli questo sorriso con gratitudine, lasciati guidare dalla sua luce e scopri la forza che può darti nel tuo viaggio attraverso le ombre dell'esistenza. In questo sorriso, trova la motivazione per vivere con autenticità e pienezza, sapendo che sei sempre avvolto dall'amore e dalla luce delle persone che ti tengono a cuore. 3. Il sogno profetico. Nel silenzio della notte, i sogni si trasformano in scenari vividi e reali, dove incontri persone care o ti ritrovi in luoghi familiari. A volte, in questi sogni, appare una persona speciale con la quale hai un legame profondo. Questo incontro onirico non è un caso, è la manifestazione psichica del pensiero di quella persona, che attraversa i confini del tempo e dello spazio per raggiungerti nel regno dei sogni. Immagina il tuo sogno come una finestra aperta sull'inconscio, un luogo dove le barriere della realtà fisica si dissolvono e l'anima può viaggiare libera. In questo spazio onirico, la comunicazione avviene a un livello più alto, più puro, dove le intenzioni e le emozioni non sono filtrate dalle limitazioni del mondo materiale. Quando una persona speciale appare nei tuoi sogni, è come se il suo spirito stesse cercando di connettersi con il tuo, inviandoti un messaggio che solo il linguaggio simbolico del sogno può trasmettere. Questi sogni profetici sono molto più di semplici giochi della mente. Sono portali verso una dimensione in cui il passato, il presente e il futuro si intrecciano,
creando una narrazione che può guidarti, avvertirti o confortarti. Quando incontri qualcuno nei tuoi sogni, prendi nota dei dettagli: cosa dice, cosa fa, come ti fa sentire. Ogni elemento del sogno è carico di significato e può rivelare verità nascoste che la mente cosciente fatica a cogliere. Questa comunicazione onirica è un potente strumento di connessione spirituale. È come se le anime si parlassero direttamente, bypassando le complessità della comunicazione verbale. Se nei tuoi sogni appare una persona con cui hai un forte legame emotivo, significa che i vostri pensieri e le vostre energie sono allineati, che c'è una risonanza tra le vostre anime che si manifesta in questo modo profondo e misterioso. È un segno che, anche se le circostanze della vita vi separano, le vostre anime rimangono in contatto su un livello più alto. Quando ti svegli da un sogno profetico, prendi un momento per riflettere su ciò che hai vissuto. Scrivi i dettagli del sogno, cerca di ricordare le sensazioni che hai provato. Questo esercizio non solo ti aiuterà a comprendere meglio il messaggio del sogno, ma rafforzerà anche la tua connessione con quella persona. È un modo per onorare il legame spirituale che condividete e per approfondire la tua consapevolezza delle forze invisibili che influenzano la tua vita. Nel contesto della psicologia spirituale oscura, questi sogni profetici rappresentano una discesa nelle profondità della psiche, un viaggio attraverso le ombre dell'inconscio alla ricerca di verità più alte. È un percorso che richiede coraggio e apertura mentale, poiché ci mette in contatto con le parti più misteriose e inesplorate del nostro essere. Ma è anche un percorso di grande illuminazione, che può portarci a scoprire nuove dimensioni di noi stessi e delle nostre relazioni. Questi sogni ci invitano a fidarci del nostro intuito, a riconoscere e accettare i segnali che l'universo ci invia attraverso l'inconscio. Sono un promemoria del fatto che esiste un mondo invisibile, fatto di energie sottili e connessioni spirituali, che coesiste con la realtà tangibile. E in questo mondo, i nostri pensieri e le nostre emozioni hanno un potere che va oltre ciò che possiamo vedere o toccare. Il sogno profetico è una manifestazione di una connessione spirituale che trascende le limitazioni del tempo e dello spazio. È un invito a esplorare le profondità della nostra psiche, a riconoscere le forze invisibili che modellano la nostra vita e a trovare forza e ispirazione in queste esperienze. Quando una persona speciale appare nei tuoi sogni, accogli questa esperienza come un dono, un segno della tua interconnessione con l'universo. E lascia che questo sogno ti guidi, ti illumini e ti motivi nel tuo viaggio attraverso le ombre e la luce della tua esistenza. 4. La sensazione di essere osservati. Ti capita di voltarti improvvisamente, sentendo come se qualcuno ti stesse fissando alle spalle? Un brivido percorre la tua schiena e un senso di inquietudine ti assale. Eppure, quando ti giri, non vedi nessuno. Non temere, questa sensazione non è frutto della tua immaginazione. È il tocco sottile del pensiero di qualcuno che si concentra su di te, inviandoti un'onda di energia psichica che percepisci come un'invisibile presenza. Nel vasto e misterioso reame dell'inconscio, siamo costantemente immersi in un campo di energie sottili. Queste energie sono generate dai pensieri e dalle emozioni di coloro che ci circondano, e possono raggiungerci come onde impercettibili che vibrano attraverso l'etere. Quando qualcuno pensa intensamente a te, specialmente con una carica emotiva forte, la loro energia psichica può colpire la tua aura, creando quella sensazione di essere osservato. Questa percezione è un richiamo dal profondo della psiche, un segnale che il nostro inconscio capta e interpreta come una presenza. È una manifestazione della nostra capacità di percepire l'invisibile, di sentire le vibrazioni che gli altri emanano verso di noi. È come un radar interiore che rileva le frequenze dell'attenzione altrui, avvisandoci che siamo nel pensiero di qualcuno. Ma chi è che ci pensa in quel momento? Perché il loro pensiero è così potente da essere percepito fisicamente? Spesso, queste sensazioni provengono da persone con cui abbiamo un legame profondo, sia esso positivo o negativo. Può essere un amico preoccupato, un amante distante, o persino qualcuno con cui abbiamo avuto un conflitto irrisolto. La forza del pensiero di queste persone deriva dall'intensità delle emozioni che provano nei nostri confronti. La prossima volta che senti questo brivido, non lasciarti sopraffare dall'inquietudine. Prenditi un momento per centrarti, chiudi gli occhi e ascolta.
Respira profondamente e permetti alla tua mente di esplorare chi potrebbe essere la fonte di questa energia. Visualizza le persone della tua vita, i loro volti, le loro voci. Senti se qualche immagine o sensazione emerge con particolare chiarezza. Questo può offrirti un'indicazione su chi sta inviando questi segnali psichici. Questa esperienza non deve essere vista come una minaccia, ma come un'opportunità di connessione. È un promemoria del potere dei pensieri e delle emozioni, un invito a riconoscere l'interconnessione che esiste tra tutte le anime. Anche quando siamo fisicamente soli, siamo sempre legati attraverso una rete invisibile di energia psichica che ci collega gli uni agli altri. Questo ci offre un senso di appartenenza, un conforto nel sapere che siamo parte di qualcosa di più grande. In termini di crescita personale, riconoscere e accettare queste sensazioni può arricchire la nostra consapevolezza spirituale. Può aiutarci a sviluppare una maggiore sensibilità verso le energie sottili e a migliorare la nostra intuizione. Possiamo imparare a distinguere tra diversi tipi di vibrazioni psichiche, a capire meglio le dinamiche delle nostre relazioni e a rispondere con maggiore saggezza e compassione. Per esplorare ulteriormente queste sensazioni, puoi praticare tecniche di meditazione e visualizzazione che ti aiutano a sintonizzarti con il tuo campo energetico. Immagina di essere circondato da una luce protettiva, un'aura che ti avvolge e ti difende dalle energie negative. Connettiti con il tuo io interiore, ascolta i messaggi che il tuo inconscio ti invia e usa questa consapevolezza per navigare attraverso le complessità della tua vita emotiva e spirituale. La sensazione di essere osservati è, in definitiva, una chiamata a prestare attenzione ai legami invisibili che ci uniscono. È un invito a esplorare le profondità della nostra psiche, a riconoscere l'influenza degli altri su di noi e a rispondere con una consapevolezza più elevata. Abbraccia questa esperienza come un dono, un segno della tua sensibilità e della tua capacità di percepire l'invisibile. Lascia che ti guidi verso una comprensione più profonda di te stesso e delle tue connessioni con il mondo che ti circonda. Nel viaggio attraverso l'oscurità dell'inconscio, queste esperienze ci illuminano il cammino, ricordandoci che non siamo mai veramente soli. Siamo tutti parte di una grande rete di energia, interconnessi attraverso i nostri pensieri, le nostre emozioni e le nostre anime. E in questa consapevolezza, troviamo forza, conforto e ispirazione per continuare a esplorare i misteri della nostra esistenza. Questi quattro segnali sono solo alcuni sussurri dell'immenso linguaggio che la psiche utilizza per connetterci. Imparare a riconoscerli significa aprire le porte a un mondo di relazioni profonde e invisibili, dove i pensieri e le emozioni si intrecciano in una danza mistica. Nel profondo della nostra anima, esistono correnti di energia che ci legano gli uni agli altri, creando una rete di interconnessioni che va oltre la nostra comprensione conscia. Ricorda, non sei mai solo. In ogni istante, la rete invisibile dei legami psichici ti avvolge e ti sostiene. Questa rete è tessuta con i fili sottili dei pensieri e delle emozioni di chi ti è vicino, di chi ti ama e di chi ti pensa con intensità. Ascolta i sussurri del pensiero, lasciati guidare dal calore inspiegabile, sorridi ai sogni profetici e non temere la sensazione di essere osservato. In questi segni, si nasconde la magia della connessione umana, un ponte che collega anime e cuori attraverso le distanze e il tempo. Il calore inspiegabile che avverti è come un abbraccio etereo, una carezza dell'anima di chi ti ama e ti pensa. È una scintilla di luce che attraversa le barriere del mondo materiale per raggiungerti e confortarti. Quando senti questo calore, accoglilo come un segno di amore e presenza, una testimonianza del fatto che qualcuno, da qualche parte, ti tiene caro nel cuore. Il sorriso involontario che appare sulle tue labbra è il riflesso di una gioia che proviene da un legame spirituale profondo. È l'eco di un pensiero affettuoso, un raggio di luce che illumina il tuo spirito. Questo sorriso è un dono, un segno che la tua anima è connessa a quella di un'altra persona in un modo che trascende la realtà fisica. Lascia che questo sorriso ti riempia di gratitudine e consapevolezza, riconoscendo la bellezza delle connessioni invisibili che arricchiscono la tua vita. I sogni profetici sono viaggi dell'anima, esperienze in cui le barriere del tempo e dello spazio si dissolvono, permettendo alle anime di incontrarsi e comunicare. Quando sogni una persona cara, è come se la tua anima e la sua si toccassero in un regno oltre il visibile,
condividendo messaggi e sentimenti che la mente cosciente non può comprendere. Prendi questi sogni come segni di guida e affetto, come indicazioni del cammino che l'universo vuole che tu segua. La sensazione di essere osservati è un richiamo dal profondo, un segnale che il pensiero di qualcuno ha attraversato lo spazio per raggiungerti. È un promemoria della forza dei legami psichici, della capacità delle nostre menti di connettersi oltre le limitazioni fisiche. Non temere questa sensazione, ma abbracciala come un segno della tua sensibilità spirituale, della tua capacità di percepire l'invisibile e di connetterti con le energie sottili che ti circondano. Abbraccia la forza che sgorga da questa consapevolezza. Supera le emozioni distruttive che ti tengono prigioniero e lasciati condurre dalla luce della motivazione e dello spirito. Ogni volta che riconosci e accetti questi segnali, rafforzi la tua connessione con il mondo spirituale, apri il tuo cuore alla possibilità di una vita più ricca e significativa. Sei parte di qualcosa di grandioso. Il tuo viaggio è unico e prezioso, e ogni passo che compi risuona nell'universo. Non aver paura di brillare, di esprimere la tua essenza più autentica. Il mondo ha bisogno della tua luce. In un universo vasto e misterioso, la tua presenza è un faro che illumina il cammino, un segno di speranza e di connessione per chi ti circonda. Lascia che la tua luce brilli con intensità, che il tuo spirito si espanda oltre le limitazioni della realtà quotidiana. Trova la forza nella consapevolezza dei tuoi legami spirituali, nella certezza che sei amato e pensato. E con questa forza, affronta il mondo con coraggio e determinazione, sapendo che ogni tuo gesto, ogni tuo pensiero, ha il potere di trasformare la realtà e di ispirare chi ti è vicino. In questo viaggio attraverso le ombre e la luce della tua esistenza, ricorda che non sei mai veramente solo. Sei sempre avvolto dalla rete invisibile dell'amore e della connessione, una rete che ti sostiene e ti guida verso una comprensione più profonda di te stesso e del mondo che ti circonda. Lasciati ispirare da questa consapevolezza, e permetti alla tua anima di brillare con tutta la sua forza e bellezza. Grazie per aver esplorato con noi i misteri dei segnali psichici su Whispers of Wisdom. Se questo viaggio attraverso il linguaggio invisibile dell'anima ti ha ispirato, iscriviti al nostro canale e attiva la campanellina per non perdere i prossimi video. Lascia un like, condividi con i tuoi amici e lascia un commento con le tue esperienze e riflessioni. Il tuo supporto è fondamentale per continuare a esplorare insieme questi temi profondi e motivanti. A presto, e continua a brillare!